Torniamo alla politica e alle amministrative romane. Oggi c'è stato un confronto tra i candidati sindaco della capitale alla sede dei costruttori romani. Non c'era la Raggi, c'era invece Fassina che attende l'esito del ricorso al TAR sulle sue liste. Sentiamo Giorgia Rombola. Un confronto su temi concreti, toni pacati e tempi da tribuna elettorale, quattro candidati e una sedia vuota. Quella di Virginia Raggi, assente dal confronto organizzato dai costruttori romani per improrogabili impegni personali e che però, poco dopo l'avvio del dibattito, è ospite del live del Corriere. Evidentemente non ci considera la sua altezza, commenta sarcastica Giorgia Meloni. Metteremo delle gigantografie al suo posto, tagliacorto Roberto Giachetti, più caustico Alfio Marchini. La Raggi che non viene perché fugge sempre, perché se non gli scrivono a Milano quello che deve dire, dice delle fesserie colossali, perché è così la verità, scambia le Olimpiadi invernali con quelle stive e parla di teleferiche. Chi invece non rinuncia al confronto è Stefano Fassina, alla vigilia della sentenza del TAR che stabilirà se riammettere o meno le sue liste. Grazie per l'invito e per il tasso di garantismo dimostrato. Domani il TAR deciderà se siamo ancora in corsa oppure no. L'edilizia, i trasporti, le partecipate, il bilancio di Roma sempre in rosso, i temi al centro del dibattito. Roma è una metropoli europea, gestita con le risorse di una cittadina, dice Meloni, pronta ad aprire una vertenza con lo Stato. I soldi ci sono e che vengono gestiti male, replica Marchini, che si impegna a tagliare il 10% della spesa corrente. Possiamo intervenire sul debito, dice il candidato PD, che poi annuncia. Il 24 presenteremo un sblocca Roma con il sottosegretario De Vincenti, perché mettiamo in campo lo sblocco di 1 milione di investimenti privati che sono bloccati. Ma noi non disponiamo di sottosegretari che guarda caso ci sbloccano loro Roma in campagna elettorale, però insomma, considerando come Renzi ha sbloccato l'Italia, ci fidiamo poco anche di come possano sbloccare Roma.